WebAM TV, questo è un tutorial sull'apprendistato rivolto alle piccole e medie imprese e agli artigiani su perché conviene assumere apprendisti. Vediamo come si parte. L'azienda individua una mansione da far svolgere a un giovane con un percorso di apprendistato. L'azienda identifica, in accordo con un'unità formativa, che può essere la scuola, il centro di formazione professionale, l'università o l'istituto tecnico superiore, un percorso formativo per il conseguimento di un titolo di studio o qualifica professionale. Gli apprendisti, chi sono? Giovani fino ai 29 anni possono essere o frequentanti un corso di studio e si procede alla formazione in apprendistato di primo livello per chi frequenta i corsi di formazione professionali o gli istituti superiori, di terzo livello per chi frequenta le università o gli istituti tecnici superiori, oppure non frequentanti percorsi scolastici ma iscritti al programma Garanzia Giovani, che vengono presi in carico all'istituzione formativa accreditata, al lavoro o da un operatore accreditato, in questo caso primo, secondo e terzo livello. L'accordo tra le parti. L'istituzione formativa, scuola, università, ITS, CFP e azienda si consultano per scegliere le modalità ottimali di svolgimento del contratto in modo coerente all'organizzazione dell'impresa e, nel caso del primo e del terzo livello, redigono il piano formativo individuale, un protocollo per il conseguimento del titolo da parte dell'apprendista. Vediamo ora gli obblighi del datore di lavoro. Con questo tipo di contratto, l'apprendistato, il datore di lavoro 1. Si impegna a fornire all'apprendista una specifica formazione professionale e a retribuirlo per l'attività svolta. 2. Può inquadrare il lavoratore in una categoria inferiore, che viene quindi retribuita in misura inferiore rispetto agli altri lavoratori non apprendisti, ottenendone un vantaggio dal punto di vista economico. 3. Ottiene una serie di benefici in ordine agli oneri fiscali e previdenziali. Inoltre, l'impresa deve comunicare almeno un giorno prima della data di assunzione al centro per l'impiego competente per il territorio i dati anagrafici della ditta e del lavoratore, la tipologia di impiego, la mansione, in questo caso apprendistato, la durata del contratto, l'orario ed il luogo di lavoro, la retribuzione e il livello di inquadramento. L'impresa deve redigere in forma scritta il contratto di lavoro e predisporre il piano formativo individuale, che è il documento di sintesi con i dati dell'apprendista, dell'impresa e del tutor, e poi vedremo chi è il tutor, contenente il dettaglio del percorso formativo specifico. L'impresa deve garantire l'erogazione della formazione, in caso contrario è passibile di sanzioni da parte o del personale ispettivo o di vertenze da parte del lavoratore o dell'INPS. Il numero di apprendisti non può essere superiore al rapporto 3-2. Per aziende con 10 o meno dipendenti trova validità il rapporto 1-1. Quindi se la vostra azienda ha 30 dipendenti assunti, potete assumere altri 20 apprendisti, mentre invece se ne avete 5 di dipendenti potete assumere 5 apprendisti. Il contratto di apprendistato alla sua scadenza diventa automaticamente un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non ne venga comunicata per tempo lo scioglimento. È quindi importante monitorare la data di fine contratto in modo da non trovarsi impreparati a una tale evenienza. Ecco, vediamo i tutor. L'apprendista avrà due tutor che lo aiuteranno e lo controlleranno e valuteranno il suo lavoro. Il tutor formativo è fornito dall'istituzione formativa e deve monitorare l'attività dell'apprendista e darne una valutazione iniziale. Poi c'è il tutor aziendale, che è un lavoratore esperto, oppure lo stesso datore di lavoro, che opera nello stesso contesto in cui l'apprendista è stato inserito. È nominato dal datore di lavoro e ha il compito di supportare il giovane nell'apprendimento in azienda per tutta la durata del periodo di apprendistato. I tutor aziendali devono possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato, svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista e possedere almeno 3 anni di esperienza lavorativa. Ovviamente se l'azienda è nuova e nessuno ha più di 3 anni di esperienza lavorativa, in questo caso questo punto non vale. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti contemporaneamente.
Per le imprese artigiani valgono le proporzioni numeriche poste dalla legge. Ora vediamo l'assunzione. L'azienda che assume apprendisti deve inviare la comunicazione obbligatoria entro le 24 ore antecedenti l'effettivo inizio del contratto di lavoro, come per qualsiasi assunzione a tempo indeterminato. Nel caso di un iscritto a Garanzia Giovani, l'impresa deve fare richiesta al programma degli incentivi. Chi assumere? La legge prevede agevolazioni fino a 9 assunzioni che sono applicabili se l'azienda è completamente in regola. Lo sgravio non viene applicato se assumete con contratto di apprendistato quei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità del centro per l'impiego. Ora vediamo come si assume un apprendista. Trasmettete all'INPS della vostra città tutti i dati del lavoratore. Anche se trascorre il periodo dell'apprendistato, avrete ancora un anno di diritto ai benefici. Tenete sempre presente che verrà effettuata una sorta di vigilanza da parte dell'INPS affinché procediate con diligenza agli obblighi previsti per ricevere le agevolazioni. Se per esempio non effettuate la formazione prevista per il contratto di apprendistato, usufruendo però dei benefici, verranno applicate pesanti sanzioni pecuniarie. La cosa migliore è sempre informarsi prima di intraprendere qualsiasi azione, rivolgendovi alla propria confederazione di categoria, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato. Per richiedere apprendisti, ogni regione al momento ha una sua legislazione. Nel caso della Lombardia dovete andare su questo sito che vedete. Ecco, si apre il sito, dovete scendere nella pagina, troverete il bonus occupazionale di Garanzia Giovani e in fondo anche gli incentivi per l'apprendistato di primo e terzo livello, che sono in scadenza il 30 giugno 2018, quindi ancora attivi. Ecco, troverete tutte le possibilità di ricevere incentivi e come fare richiesta di assunzione degli apprendisti. Per qualsiasi ulteriore informazione potete scrivere una mail all'indirizzo incentividul@regione.lombardia.it. Per tutti i residenti in altre regioni vi consigliamo di andare sui siti delle diverse regioni e guardare nelle pagine sulle imprese e l'assunzione di lavoratori. Vediamo ora la conclusione del contratto. A conclusione del contratto l'azienda compila con l'istituzione formativa il dossier individuale con le valutazioni finali e nel caso di apprendistato di primo e terzo livello le attestazioni. In quest'ultimo caso l'apprendista, raggiunto il monte ore necessario, parteciperà alla prima sezione d'esami per l'acquisizione del titolo di studio. Vediamo ora gli incentivi contributivi. Ai datori di lavoro che tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016 assumono apprendisti è riconosciuto uno sgravio del 100% dei contributi per 3 anni, purché non abbiano alle proprie dipendenze più di 9 lavoratori. Sempre sugli incentivi contributivi, dal calcolo numerico dei dipendenti restano esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, i lavoratori somministrati e quelli assunti dopo esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità. Il personale a tempo parziale e quello assunto con lavoro intermittente va invece considerato pro quota, in proporzione all'orario svolto effettivamente. Le imprese con più di 9 dipendenti sono soggette ad una contribuzione per gli apprendisti del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Vediamo ora gli incentivi formativi. Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. L'età massima entro la quale si può essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante è stata fissata a 29 anni e 364 giorni, per cui il contratto può iniziare a quasi 30 anni e durando massimo 4 anni concludersi a quasi 34. Ora gli incentivi economici. In base agli accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali, l'apprendista può essere retribuito per tutta la durata del rapporto e fino alla trasmissione in contratto di lavoro a tempo determinato con un inquadramento fino a 2 livelli al di sotto della categoria spettante, come abbiamo visto prima, quindi viene pagato meno,
oppure la retribuzione dell'apprendista è determinata in misura percentuale in modo graduale sulla base dell'anzianità di servizio. Gli incentivi fiscali. Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP. Non è dovuto il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro e l'aliquota contributiva per gli apprendisti è del 5%. Ovviamente resta lo sgravio totale per le aziende fino ai 9 dipendenti. Quindi vantaggi complessivi si aggirano attorno al 40% per un'azienda in caso di assunzione di apprendista. L'esito. Con il superamento dell'esame finale, l'ente titolare rilascia un certificato di competenze. Il certificato deve comunque contenere i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare. Ecco, questo era il nostro tutorial a cui per le imprese e gli artigiani consigliamo di assumere apprendistati. Continuate a seguirci nei prossimi giorni, altri tutorial sul lavoro e su come assumere o essere assunti. Ciao!